Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Amen. Davvero con gioia questa sera vogliamo spalancare le porte del nostro cuore, della nostra anima, al Signore che ci viene incontro e ci tende una mano attraverso sua madre Maria, che veneriamo con il titolo di Addolorata, Vergine Addolorata. Con questa santa celebrazione entriamo nella solennità della Domenica, nella festa della Domenica, però nello stesso tempo oggi, in questo sabato, è coronato. Ecco, oggi si culmina questo percorso ai piedi della croce accanto a Maria. Prima di celebrare i santi misteri, riconosciamoci bisognosi della misericordia di Dio. Chiediamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente e buono abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Ecco, adesso mentre canteremo il Kyrie passerò e vi aspergerò con l'acqua benedetta. Onnipotente, Signore
del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Gloria, gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli, ed in terra pace agli uomini di buona volontà. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Amen. Gloria, gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli, ed in terra pace agli uomini di buona volontà. Preghiamo. O Padre, che accanto al tuo Figlio innalzato sulla croce hai voluto presente la tua Madre addolorata, fa che la Santa Chiesa, associata con lei alla passione del Cristo, partecipi alla gloria della risurrezione. O Dio, che hai creato e governi l'universo, fa che sperimentiamo la potenza della tua misericordia per dedicarci con tutte le forze al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci sediamo e ascoltiamo la parola di Dio. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio. Io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso. Per questo rendo grazie la mia faccia dura come la pietra, sapendo di non restare deluso. È vicino chi mi rende giustizia, chi oserà venire a contesa con me, affrontiamoci. Chi mi accuserà, si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste, chi mi dichiarerà colpevole? Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Camminerò alla presenza.
dei viventi. Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi, ero preso da tristezza e angoscia. Allora ho invocato il nome del Signore, ti prego, liberami, Signore. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Pietoso e giusto è il Signore, il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge i piccoli, ero misero ed egli mi ha salvato. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Sì, hai liberato la mia vita dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi dalla caduta. Io camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Forse che quella fede può salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, che giova? Così anche la fede, se non ha le opere, è morta in se stessa. Al contrario, uno potrebbe dire: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le opere, ed io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Parola di Dio. Altro mi glorio se non della croce di Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso ed io per il mondo. Alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per via interrogava i suoi discepoli dicendo: chi dice la gente che io sia? Ed essi gli risposero: Giovanni il Battista, altri poi Elia e altri uno dei profeti. Ma egli replicò: e voi chi dite che io sia? Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. E impose loro severamente di non parlare di lui a nessuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva molto soffrire, essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli scribi, poi venire ucciso e dopo 3 giorni risuscitare. Gesù faceva questo discorso apertamente. Allora Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i discepoli, rimproverò Pietro e gli disse: lungi da me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: se qualcuno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la troverà. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Bene, innanzitutto ci siamo salutati dall'inizio della messa con le parole della liturgia, ci salutiamo ancora una volta fraternamente. Un saluto a voi, che è più facile l'immediatezza, ma il nostro saluto giunge a tutti coloro che ci stanno seguendo da casa. Un saluto soprattutto a chi è ammalato, a chi è in ospedale, a chi per via dell'anzianità o di altre situazioni di fragilità oggi non può uscire di casa e ci segue dalla televisione. Un saluto affettuoso da tutti noi e soprattutto dalla Madonna Addolorata. È bello ritrovarci qui in questa chiesa antichissima, plurisecolare, e per festeggiare la Madonna Addolorata. Innanzitutto sembra quasi una contraddizione festeggiare la Madonna Addolorata. Se c'è il dolore, c'è poco da festeggiare. Bene, innanzitutto noi vogliamo contemplare Maria sotto la croce di Cristo. A volte nel linguaggio comune si dice quella persona porta una croce pesante e le croci tutte a me le hanno date. La croce a volte è il simbolo delle cose, delle sofferenze, delle difficoltà, delle prove, dei dolori, ma la croce che noi celebriamo, quella croce sotto cui Maria è presente sempre, è la croce di Cristo. È quella croce che è il simbolo dell'amore, è il simbolo della fede.
I primi cristiani rappresentavano la croce con tante gemme, la croce gemmata. Non vogliamo fermarci alla considerazione soltanto del dolore, diceva Don Tonino Bello. Dobbiamo essere i cristiani non solo del Venerdì Santo, ma anche della Domenica della Pasqua. E allora ci lasciamo illuminare. Maria sotto la croce di Gesù. Questa croce d'amore, Maria accanto a Gesù. Noi contempliamo Maria perché il primo dono che Maria ci offre è proprio Gesù. In questa domenica il Vangelo ci presenta Gesù che viaggiava, camminava, era sempre in cammino. In genere i Vangeli ci presentano un Gesù in cammino. E già in questo c'è un messaggio. Gesù ci dice che noi siamo sempre in cammino, siamo pellegrini su questa terra, in questo tempo. E Gesù che camminava per i villaggi, per le città, e a un certo punto chiede ai suoi discepoli, la gente, chi dice che io sia? È una bella domanda. Questa domanda, ecco, oggi Gesù la fa a noi. Chi dice la gente che oggi, chi è Gesù oggi? Nel terzo millennio, nel 2018, che cosa pensa la gente, il mondo, le persone, la gente comune, la società, chi è Gesù? È passato di moda? È un uomo dell'antichità? Chi è Gesù per la società di oggi? E soprattutto chi è Gesù per ognuno di noi? Chi rappresenta? Che cos'è Gesù fondamentalmente? Molti pensano che Gesù è un bravo uomo, ha fatto del bene. Alcuni scambiano Gesù per un taumaturgo, un medico del corpo. Gesù faceva i miracoli. Molte volte nei momenti gravi, difficili, andiamo da Gesù, magari entriamo in una chiesa, accendiamo una candela, ci aspettiamo un miracolo da Gesù, faccio il cappellano in ospedale, all'ospedale Miulli, ve lo sapete, e nei momenti del dolore, della difficoltà, non ho mai trovato nessuno che in questi 8 anni, da quando sono cappellano, non si sia rivolto a Cristo Signore. Dice, padre, mi sono rivolto ai medici, ma mi rivolgo a Gesù, a Cristo, per un miracolo. Chi è Gesù per noi? Non è facile rispondere a questa domanda. Rispondere alla domanda chi è Gesù per noi significa anche dire che cosa rappresenta la Chiesa per noi. In questo periodo sentiamo alla televisione a volte tante notizie che ci sorprendono. È bello vedere la gioia, la forza, l'amore di Papa Francesco, ma a volte ci sorprendono anche delle notizie un poco frastornanti che ci giungono. Perché? Perché evidentemente qualcuno non ha risposto in modo adeguato alla domanda chi è Gesù per me e chi è la Chiesa. C'è un po' di confusione, però in questa confusione c'è anche una comunità dei credenti. Anche al tempo di Gesù tanti erano i credenti, tanta era la folla che andava intorno a Gesù, ma 12 erano i discepoli nel cenacolo con Maria, coloro che hanno perseverato e che ci hanno trasmesso l'amore di Cristo, i sacramenti, la Chiesa. A questa domanda vogliamo rispondere, chi è Gesù? Chi è Gesù? Ed è bello, oggi, per rispondere a questa domanda, Gesù stesso che dice chi sono io per te, non vogliamo rispondere noi. Una volta tanto, mettiamoci in ascolto. Facciamo un po' di silenzio. Chi è che deve rispondere a questa domanda oggi? Lasciamo rispondere la Madonna. Facciamo un'intervista a Maria. Chiediamo a Maria di rispondere per noi chi è Gesù.
È una domanda, è una bella domanda, non vogliamo osare oggi rispondere noi, lasciamo che sia Maria stessa a rispondere per noi. Chi è Gesù? Dice Dante nella Divina Commedia, parlando di Maria, Vergine Madre, figlia del tuo figlio. Maria è colei che, pur essendo madre di Gesù, lei stessa, nella fede, nella sua umanità, è stata generata da Gesù stesso. Ecco chi è Gesù. Gesù è colui che è capace di rigenerarci, di ricrearci. Maria ha accompagnato Gesù in tutti i momenti della sua vita. L'ha accompagnato nel grembo materno, con tutte le prove che ha vissuto. Fin dal nascere non trovavano un luogo per poter svolgere il parto. E poi sono dovuti correre in Egitto, accompagnato Gesù in salvo. E poi accompagnato Gesù nella sua crescita, nei suoi primi passi. Nel mondo ebraico è la donna, la mamma, che educa il proprio figlio, gli insegna a leggere le scritture. Maria accompagna Gesù anche quando Gesù inizia la vita pubblica e iniziano anche le piccole insidie, le persecuzioni. Gesù sempre sul punto di essere lapidato, di essere sempre in discussione da una certa parte di persone, mentre tanti altri che vanno da lui, e Maria vede Gesù misericordioso. Gesù mostra il volto misericordioso del Padre. Maria accompagna Gesù e vede chi è Gesù, quel Gesù che ha portato in grembo. Dice l'Evangelista Luca che Maria preserva tutto nel suo cuore. Maria per noi è una fontana vivace di speranza e ci rivela tutta l'amabilità di Gesù. In Maria noi troviamo quella tenerezza di Gesù. In Maria troviamo l'amabilità, la forza di Gesù. Chi è Gesù per me, per te? Gesù è il Figlio di Dio, è il nostro Salvatore, è colui che ha dato la vita, è la via, è la verità, è la vita. Pensate oggi, essere cristiani, quante proposte di vita, quanti stili di vita ci sono. Per noi cristiani seguire la via di Gesù è fonte di salvezza. Chiediamo allora al Signore di illuminarci. E soprattutto in questo giorno affidiamoci all'intercessione di Maria. Maria è colei che è sempre presente sotto la croce, è presente nella vita di Gesù. Chiediamo, ecco, al Signore di far sì che Maria sia presente anche nella nostra vita. La presenza di Maria nella nostra vita è una garanzia, è garanzia di tenerezza, è garanzia di amore, è garanzia di fede, è garanzia di novità, è garanzia di generosità, è garanzia di fortezza. Affidiamoci all'intercessione di Maria, lasciamoci guidare nel cammino. Gesù era in viaggio per i villaggi, è passato guarendo, benedicendo, sanando, facendo del bene, dice San Pietro. Ecco, anche a noi che siamo in viaggio per le strade di questo mondo, chiediamo al Signore di esserci accanto, di indicarci la strada e di donarci Maria con il suo esempio e con la sua intercessione. Amen. Thank you.
Rinnoviamo la nostra fiducia in Dio con le parole del credo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, dopo aver ascoltato la parola del Signore, accogliamo l'invito a perdere la nostra vita aderendo in pienezza alla logica della croce per ritrovarla in Cristo. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, o Signore. La Chiesa non solo deve predicare, ma anche agire per tutte le persone che sono al servizio della carità verso gli ultimi. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Le numerose associazioni di volontariato si sforzano di aiutare i più deboli, perché i poteri pubblici diano i mezzi necessari per rispondere al loro compito sociale. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. I religiosi, monaci e monache, hanno scelto di rinunciare a tutto per seguire Cristo, perché siano segni di gioia e fiducia nel Dio che li ama. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. La fede è un sì da ripetere ogni giorno a Cristo, perché i battezzati possano attingere dalla parola di Dio e dai sacramenti la forza di rinnovare la loro fede per il servizio dei fratelli. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Perché celebrando Maria addolorata sotto la croce possiamo rivolgerci a Maria come davvero fonte vivace di speranza, e possiamo portare nel nostro cuore, nel nostro quotidiano, nelle nostre famiglie, nella società, quella tenerezza, quella forza, quella fede di cui Maria è per noi esempio. Preghiamo. Una preghiera particolare per Papa Francesco, per tutta la Chiesa, per tutti noi battezzati, perché nella società di oggi possiamo essere sempre di più luce del Vangelo e sale di sapienza. Preghiamo. È un pensiero particolare a tutti coloro che soffrono. In questi giorni abbiamo voluto pregare per quanti soffrono di un dolore innocente, per quanti hanno perso una persona cara, per i genitori che hanno perso i loro figli prematuramente. Abbiamo affidato all'intercessione della Madonna ogni persona fragile e sofferente. Preghiamo perché davvero l'intercessione di Maria e l'amore misericordioso di Gesù diano forza e perseveranza a tutti noi. Preghiamo. In un attimo di silenzio presentiamo al Signore ogni nostra preghiera. O Dio Padre buono,
che con lo Spirito Santo infondi il coraggio di dare la vita per il Vangelo. Ascolta le nostre suppliche, suscita soprattutto nelle comunità cristiane perseguitate generosi testimoni del tuo amore, rivelato al mondo in Gesù Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, Signore, i doni e le preghiere del tuo popolo e ciò che ognuno offre in tuo onore, gioia e la salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, o Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, è qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordiamo in questo momento tutti i nostri cari defunti. Ricordati in modo particolare di Nicolangelo e di Maria e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che oggi veneriamo con il titolo di Addolorata, con gli Apostoli, San Giuseppe e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia di figli, preghiamo come Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Amen. Scambiatevi un segno di pace. Beati noi, invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna.
affidiamo l'intercessione della Madonna, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Vogliamo anche pregare con la più antica preghiera alla Madonna. Affidiamo le nostre famiglie, gli ammalati, i giovani, gli anziani, le persone fragili. Tutti coloro che in un modo o nell'altro sperimentano il dolore, la sofferenza, la fatica dell'umano vivere. E chi non fa questa esperienza? Ci affidiamo all'intercessione di Maria e oggi rinnoviamo il nostro impegno di averla come compagna di viaggio. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova. Liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen. Maria Madonna Addolorata, prega. Preghiamo. O Signore, che nella memoria della Beata Vergine Addolorata ci hai fatto partecipi dei sacramenti della nostra redenzione, aiutaci a completare in noi per la Santa Chiesa ciò che manca, la passione di Cristo tuo Figlio. E la potenza di questo sacramento, Padre, ci pervada corpo e anima, perché non prevalga in noi il nostro sentimento, ma l'azione dello Spirito Santo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Ecco, accogliamo adesso la benedizione solenne. Prima della benedizione, ancora un saluto a quanti ci seguono da casa. Siamo uniti spiritualmente, soprattutto a chi è in difficoltà, a chi è più bisognoso, a chi per motivi vari non sempre può allontanarsi con agilità dalle proprie case. Un saluto agli anziani, ai bambini, ecco, a tutti coloro che in questi giorni anche riprendono il cammino della quotidianità, a tutti i giovani ragazzi che iniziano le scuole. Ecco, agli insegnanti, a coloro che sono impegnati nel mondo della formazione. Un grazie particolare agli amici che hanno animato la liturgia. Ecco, facciamo un bel applauso di ringraziamento a questi giovani che davvero in tutti questi giorni ci hanno accompagnato e hanno reso più bella la nostra preghiera. Ecco, un grazie a tutti i soci della confraternita e a quanti in un modo o nell'altro ci hanno manifestato la loro amicizia, il loro affetto, la loro vicinanza. Ecco, vi voglio dare una bella notizia, forse qualcuno non lo sa, da qualche mese io rimango il cappellano all'ospedale Miulli, perché bisogna insomma essere vicino agli ammalati in ospedale, però il Vescovo ha voluto che così fossi anche un po' l'assistente spirituale della rettoria dell'Addolorata, quindi ogni venerdì c'è la messa al pomeriggio preceduta dal Santo Rosario alle ore 17:30 e una volta al mese, l'ultimo venerdì del mese, avremo la possibilità subito dopo la messa di fermarci per un'oretta per un momento di confronto, di riflessione, di approfondimento. Poi comunicheremo le tematiche volta per volta. Innanzitutto vi invito a pregare anche per il nostro Vescovo Giovanni e per tutta la comunità diocesana, che il 1 ottobre vivrà un appuntamento importante, l'Assemblea Diocesana. È questo momento in cui si incontrano il Vescovo, i sacerdoti, tutte le parrocchie, i rappresentanti dei gruppi e delle associazioni per coordinarci, per lasciarci illuminare dalla parola di Dio, dalle indicazioni che il Vescovo ci darà e per camminare insieme, ecco, su questo cammino, come Gesù per i villaggi, per le città, anche noi, per camminare nella nostra quotidianità. È bello per noi, ecco, fare anche una riflessione, ecco, come confraternita, come luogo, ecco, noi dobbiamo dare vita, dobbiamo aggiornare questi luoghi.
nei secoli passati le confraternite, le rettorie sono nate con delle finalità che oggi sono cambiate, ma oggi ce ne sono tante altre. E allora, senza nulla togliere alle parrocchie, che sono proprio il fulcro della vita della Chiesa, della pastorale, del tessuto, ecco, vogliamo interrogarci anche noi: che senso dare? Certamente, come avete visto in questi giorni, la rettoria dell'Addolorata è un luogo di spiritualità, una scuola di vita, una scuola di preghiera, illuminati e guidati da Maria. Poi, in questi laboratori che faremo di mese in mese, è un laboratorio permanente, ecco, vedremo in che modo rendere attuale il messaggio dell'Addolorata, della rettoria, su questo territorio. Un grazie anche al professor Lofresi, che ha animato il Santo Rosario, e a tutti voi che avete partecipato a questa santa liturgia. Accogliamo la benedizione. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessioni di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Madonna Addolorata, conceda il Signore la salute del corpo, la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Con la gioia, con la fede, con la forza di Maria nel cuore, andiamo in pace. Rendiamo grazie. Un grazie speciale a Telemaghi, che è sempre disponibile, ci fa giungere nelle case di tutti coloro che ci seguono. Un grazie a voi tutti, buona serata. Adesso la chiesa resterà aperta fino alle 8 e durante questo tempo continueranno i pellegrinaggi, come da stamattina, come questi giorni, e alle 8 concluderemo la giornata con i primi vespri della domenica. Buona domenica a tutti. Grazie.